Il disagio giovanile al centro di un incontro tenuto dal filosofo Umberto Galimberti a Matelica, palasport da tutto esaurito. È da tutto esaurito il palasport salvo d'acquisto a Matelica per l'appuntamento con il filosofo e saggista Umberto Galimberti. Al centro il disagio sociale e psicologico dei giovani e come far affrontare agli adulti questo delicato periodo della vita. Ma i giovani oggi stanno male, non solo per i problemi psicologici che abbiamo vissuto tutti quando eravamo adolescenti. A loro si aggiunge anche un problema culturale, perché la nostra cultura è organizzata in maniera tale che ai giovani è stato tolto il futuro, punto a capo. Quindi, quando tu non hai il futuro che ti attrae, automaticamente non sei motivato a fare delle cose. 3 milioni di giovani sono affetti da anoressia, 2 milioni praticano autolesionismo, 200.000 sono gli hikikomori che non escono mai dalla loro stanza. Le parole del filosofo. L'evento, a cura dell'associazione Help SOS Salute e Famiglia, in collaborazione con la coach Roberta Cesaroni, vuole ragionare sui problemi dell'adolescenza ed offrire agli adulti dei nuovi strumenti da utilizzare nella quotidianità dei rapporti. Chi partecipa si porta a casa preziosi consigli, sia nell'educatore, genitore, perché poi sono loro che tutti i giorni stanno, oltre ai genitori, anche gli educatori nelle scuole sono a contatto con i ragazzi, quindi riscontrano le stesse problematiche di chi ce l'ha a casa. E l'adolescenza stesso è un'occasione per vedere il punto di vista dell'adulto. Dobbiamo sapere che gli adolescenti non hanno la corteccia prefrontale matura né il sistema limbico, quindi loro non cambieranno. Il suggerimento che do è questo: dobbiamo cambiare noi adulti. In più di 1.000 ad ascoltare il professor Galimberti, l'incontro è all'interno del format Nutrire il Talento organizzato dal Comune di Matelica durante le giornate bigiarettiane, giornate che ricordano la figura di Libero Bigiaretti, a cui proprio Matelica ha dato i natali. Ricordiamo Bigiaretti, il nostro concittadino, che è un famoso scrittore che deve essere ricordato. Era stato lasciato un po' da parte, specialmente dopo il terremoto e anche dopo le Covid, però Giovanni Ciccardini, il mio assessore alla cultura, ha voluto riprendere questo discorso e questo, ecco, è un'occasione bellissima questa qui. Un appuntamento che ha coinciso con la giornata internazionale dello studente. A moderare Agnese Testa di Ferro, che dopo le note al violino di Marco Santini ha aperto una serata di emozioni e di riflessioni che Matelica non potrà di certo dimenticare.